responsabile della scuola di italiano in San Fedele e questa è una delle aule nelle quali noi normalmente facciamo lezioni. La scuola nasce circa 8 anni fa con l'aiuto di padre Giuseppe Trotta e con un piccolo gruppo di volontari che nel tempo si è molto ampliato. La scuola si chiama Insieme appunto perché insieme gli studenti e gli insegnanti si danno una mano per costruire qualcosa di bello. Stasera vi vogliamo presentare alcuni nostri studenti che quando sono arrivati qua, la maggior parte, riuscivano a dire solamente il loro nome o poco altro, mentre adesso... Me and my friends at the table doing shots. Io mi chiamo Anna, ho 27 anni. Io vivo da Brasilia. Ciao, piacere, io sono Anna, sono brasiliana e abito a San Paolo. Anna e Anna. E voi cosa piace dell'Italia e cosa non piace dell'Italia? A me piace il cibo e la cultura italiana, però adesso non mi piace come l'italiano guidano o parcheggiano la macchina. Mi piacciono molto le persone e il cibo e non mi piace di essere lontana dalla mia famiglia. In questi 8 anni abbiamo accolto circa 1200 studenti e sono girati almeno 50 volontari. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots. Ho saputo dalla scuola per Facebook, ho visto una pubblicazione di un'amica che ha scritto che c'era una scuola al Duomo che lì insegnavano l'italiano. Perché a me è sempre piaciuto insegnare. E mi fa piacere poter fare qualcosa per gli altri. Allora, è andata così. Io cercavo qualcosa da fare per gli altri nel mio tempo libero. Allora, io di lavoro faccio l'avvocato e faccio l'avvocato diciamo che per le persone straniere, anche per questo che mi piace venire qua a insegnare a voi perché è un altro modo di aiutare appunto le persone da un altro punto di vista, diciamo. Cosa facciamo qua? Insegniamo l'italiano parlando solo italiano. Però fondamentalmente quello che noi vogliamo fare è accoglienza e integrazione. Vogliamo che tutti gli studenti, tutti gli stranieri che vengono qua si sentano accolti e non giudicati. A fare questo gesto che vuol dire andare via. Ciao a tutti, io ho imparato questo che vuol dire cosa vuoi. Ciao a tutti, io ho imparato questo gesto. Che cosa stai dicendo? Ciao a tutti, ho imparato questo che vuol dire annoia o sono stanca? Ciao, io ho imparato questo che è di paura. Ciao a tutti, io ho imparato questo che significa non mi interessa. Invece io ho imparato questo gesto che significa che buono. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the